Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video della Tutto Tech. Oggi vi portiamo una grossa novità. Amazon, o meglio i rumor che stanno collegati perennemente ad Amazon, hanno fatto sapere che sta per lanciare una grossa novità sul mercato. Ma prima di questo, Marco, io direi di invitarli a iscrivervi al canale, lasciare un bel mi piace, ragazzi, attivate la campanella. Poi avete fatto tutto, vi manca solo da vedere la sigla! Che dire, l'azienda di Jeff Bezos ormai sembrerebbe essere in qualsiasi settore. Assolutamente. Produrre ormai qualsiasi cosa, perché con il loro marchio Amazon Basics si sono messi anche lì a produrre qualsiasi cosa. E invece gli mancava di produrre una propria linea di televisori. E perché non farlo? E quindi il rumor di cui stavamo parlando, appunto, è che Amazon, si parla più o meno nel periodo natalizio, per sfruttare appunto il periodo degli acquisti per i regali e quant'altro, dovrebbe lanciare sul mercato la propria linea di TV. Naturalmente con Alexa integrata. Verterà tutto sul mondo Alexa. Esatto, quindi sarà un po' un misto tra un Echo Dot e una Fire TV con tutte le funzionalità di uno e dell'altro. Quindi tutto miscelato insieme e buttato all'interno del televisore. Naturalmente i rumors non sono comunque riusciti a sapere le grosse novità che ci saranno all'interno di questi prodotti, perché parliamoci chiaro, ormai il mercato è saturo di televisori che hanno già dentro il nostro assistente vocale, però sembra che abbiano in serbo delle grossissime novità che potrebbero sconvolgere il mercato, ed è per questo che hanno pensato al periodo natalizio come periodo propizio per poter lanciare questa novità sul mercato, e si pensa che avrà un grossissimo successo. Le prime parti delle costruzioni, Amazon si è appoggiata ad un partner, la TLC, che già produce televisori, già li produce con all'interno il nostro dispositivo domotico, ma si pensa che dopo questo passaggio a questo partner, Amazon riuscirà ad imprimere il proprio marchio su una scocca di un televisore, quindi un prodotto assolutamente e totalmente Amazon. La domanda sorge spontanea. E gli altri produttori che hanno all'interno l'assistente vocale cosa fanno? Continueranno ad avere il permesso di inserire questo nei loro televisori, oppure Amazon deciderà di sottrarre la licenza e avere una nicchia tutta sua? Questo purtroppo non ci è dato saperlo, se non col tempo. Però diciamo che per adesso questa cosa naturalmente partirà in America, dopodiché probabilmente nel 2022 dovrebbe sbarcare anche in Europa. Naturalmente noi italiani, sì, siamo in Europa, però non è che ci arrivano molto velocemente queste grosse novità. Altra cosa che vi possiamo dire è che si pensa che la grandezza dei televisori sarà tra i 55 e i 75 pollici. Oltre questo non ci è dato sapere, però diciamo che sono notizie che stuzzicano, soprattutto in un periodo di grossi cambiamenti. Quello in cui Amazon si sta per buttare è un mercato che è alquanto saturo. Parecchio. Troviamo ormai marche entry level con prezzi già decisamente bassi, certo con una qualità non eccelsa, però comunque chi non ha grosse disponibilità economiche si può permettere anche un 55, un 65 pollici senza spendere cifre esorbitanti. Amazon è già da un paio d'anni che sta lavorando a questo progetto per poter entrare nel mondo dei televisori e ha fatto già una sorta di test, se così possiamo chiamarlo, nel territorio, nel mercato indiano, entrando già con un proprio televisore, un po' sulla scia dell'Amazon Basic, appunto, come dicevamo prima. Poi ha abbandonato un attimo la questione ed ora cercherà di entrare prepotentemente, perché sarà un'entrata importante, con un proprio prodotto. Inizialmente, come diceva Michela, marca TLC, e successivamente con un proprio marchio impresso direttamente sulla scocca del televisore. Diciamo che comunque se quel test che hanno fatto, quel test commerciale che hanno fatto in India, ha poi dopo prodotto l'idea di continuare, anzi espandersi e fare il grande salto nel mercato statunitense e poi quello europeo, evidentemente male non gli è andata.
quindi probabilmente hanno visto che il riscontro c'è stato. Certo è che ci sono molti limiti tecnologici e molti problemi legati comunque al nostro assistente domotico, perché lo sappiamo, parecchie volte fanno aggiornamenti, ci sono un po' di problemi legati alla parte audio, eccetera, eccetera, però diciamo che se si sono preparati a questo grande salto, secondo noi di sorprese ce ne saranno positive e tantissime. Quindi prepariamoci poi dopo a queste grosse novità. I prezzi purtroppo non ci è dato saperli. Ecco, speriamo di trovarci anche ad assistere a una guerra di prezzi a questo punto, perché per noi consumatori è importante. Sarebbe solo che un vantaggio se si facessero guerra sui prezzi a ribasso, naturalmente. Assolutamente, certo, perché comunque già con, come diceva prima Marco, il mercato è saturo di marchi che ti offrono veramente i televisori da poco prezzo ad arrivare a prezzi esorbitanti. Fatto sta che la via di mezzo, la grandezza media, il prezzo medio con determinate caratteristiche, già lì c'è una grossa battaglia. Naturalmente noi che ne possiamo usufruire come acquirenti ne godiamo di questa cosa. Bisognerà vedere appunto Amazon se farà un'entrata in tackle micidiale oppure si dovrà un attimino adattare ed entrare in punta di piedi. Ma dato il colosso che è, non credo che entri molto delicatamente. No, secondo me, secondo noi ci andrà giù pesante. C'è da notare anche che era circa un anno che i prezzi dei televisori erano in impennata, questo dovuto anche alla pandemia e al calo di materie prime proprio per certo. Poter produrre i pannelli. Adesso, più o meno da una settimana o giù di lì, potete notare tranquillamente pubblicità su pubblicità di sconti e mega sconti su televisori e quant'altro. Quindi diciamo che qualcosa già si sta muovendo, un po' per quanto riguarda il segnale DVT-B2, che sembrerebbe che da ottobre, anche se ho letto alcuni articoli che non sembra così, però si iniziano ad oscurare alcuni canali, un po' magari anche per questa notizia, perché noi sappiamo ben poco di quello che succede, però tra i grandi colossi naturalmente sanno molto di più e quindi magari vogliono anticipare i tempi dell'immessa in mercato dei televisori di Amazon, appunto. Molto probabile. Chi lo sa, interessante anche lì. Questa notizia ci sembrava veramente un qualcosa di importante da condividere anche con voi. Fateci sapere comunque qui sotto cosa ne pensate e soprattutto, secondo voi ragazzi, cosa dovrebbe avere un televisore Amazon con dentro il dispositivo domotico integrato che si distingua dagli smart TV attualmente che hanno già all'interno? Che funzioni vorreste, ecco, in più rispetto a quelle che già ci sono? Perché appunto deve offrire qualcosa in più a un prezzo molto interessante per poter far breccia, sinceramente. Se no, alla fine uno comunque si andrebbe sempre a parare su marche ormai prestigiose, presenti sul mercato da tantissimo tempo. Beh, diciamo che parte comunque avvantaggiato avendo anche una piattaforma come Amazon TV, che comunque offre a chi ha Prime veramente una grossa scelta di programmi. Staremo a vedere. Fateci sapere, perché ci piacerebbe scambiare con voi appunto opinioni anche su questa vicenda. In attesa naturalmente di avere altre novità e che quindi ve le comunicheremo immediatamente. Per questo video è tutto ragazzi, ci vediamo al prossimo. Ciao! Ciao!